Sai che c'è, caro Giorgio? Siediti. Siediti qua, in mezzo al pubblico, dove vuoi. E ascolta che cosa ho da raccontarti. Ascolta quali storie, senza che tu ne avessi minimamente idea, sono nate dentro le tue storie. E quindi in qualche modo ne sei tu l'autore. Iniziamo. Un viaggio di emozioni e domande in cui l'ironia travolgente di Giorgio Gaber lascia spazio un attimo dopo alla profondità dei pensieri. È stata così la Fortezza Medicea ad ospitare lo spettacolo Quando sarò capace di amare di Stefano Massini, che ha inaugurato lo Smart Festival. Ad accompagnarlo sul palco l'orchestra multietnica di Arezzo. Non insegnate ai bambini. Non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata. Potrebbe far un momento male. Emozionante, soprattutto ricordarlo qua ad Arezzo, insomma, in una città in cui Gaber è stato anche molte volte a fare dei spettacoli. È importante e emozionante ricordarlo con Stefano Massini, che comunque è in questo momento l'Oscar del teatro, è il primo italiano ad essere un Tony Award nel mondo, quindi insomma è una grossa emozione portare questo spettacolo che dà per noi tanti messaggi sull'oggi, sul futuro, quindi siamo contenti di averlo portato qua con la nostra orchestra. Stefano Massini ad Arezzo ha portato il suo cortocircuito spiazzante, il suo racconto a Gaber di storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie attratte dalla calamita delle canzoni del signor G. Attraverso Gaber c'è l'escamotaggio di raccontare storie. Gabriele le raccontava in canzoni, Stefano le racconta con le sue meravigliose parole, quindi penso che sia un'unione particolare e che Stefano in questo modo nulla me ne voglia sia, ma sia il nuovo Gabriele. La nostra idea di giustizia, eguaglianza, la convivenza sociale. Dai mostri che sono la nostra sostanza, i mostri che abbiamo dentro.